Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Voglio provare a fare la pizza con il metodo cottura in padella, metà cottura in padella e poi passata al forno. Vediamo che cosa ne esce fuori. Allora, questo impasto l'ho tenuto, l'ho messo in frigo più di 30 ore, l'ho fatto con una farina Caputo per pizza, quindi avrebbe retto anche di più, anche 36 ore. Bene, l'ho tirato fuori, l'ho lasciato a temperatura ambiente per un paio di ore, c'è una bella bolla, l'altra mi si è rotta mentre lo toccavo. Eccolo qua, adesso lo giro, lo metto sul piano di lavoro. Ok, non metto nemmeno farina, vedete? Sembra che non appiccichi più di tanto. Lo divido, ci farò quattro pizze, ma non grandi, sono adesso li peso però all'incirca 150-170 a paniello. A Napoli si dice paniello, a Roma panetti o palline, comunque chiamiamoli panielli. Li lavoro pochino così, vedete, li giro in questo modo e poi li pirlo un pochino. L'idratazione di queste pizze non è altissima, come avete visto, intorno ai 60-65, poco più di 60. Questo perché ne voglio fare, voglio provare ad usare il mattarello. Ne farò una con i cornicioni, quindi l'allargo con le mani, e l'altra voglio provare il mattarello perché a mio marito piacciono basse, come la pizza romana. Però la ricetta, diciamo che è quella classica, le dosi sono tipo della pizza tipo Napoli. Ok, adesso li metto così con un po' di semola, li copro e li faccio lievitare 3-4 ore, debbono comunque raddoppiare, sapete che dipende dalle stagioni e dalla temperatura. Ed ecco qua i miei panielli raddoppiati, vedete? Non sono proprio uguali, li ho pesati, ma questa per esempio è un pochino più piccolina. Quindi farò delle pizze non grandissime. E adesso, vabbè, li allargo piano piano. Naturalmente io non sono una pizzettaia, quindi accontentatevi di quello che faccio. Per la pizza ci vuole molta manualità. L'importante è che ci viene bene fatta in casa in questo modo. Adesso velocizzo un pochino il video perché altrimenti verrebbe troppo lungo ed ho visto che i video su YouTube lunghissimi poi si tende a correre avanti, a non vederlo tutto per intero e questo non va bene. Ecco, qua vado veloce, Superman, ho attivato il mio superpotere. Allargo la prima pizza con le mani, così, e comunque viene abbastanza sottile. Nel frattempo il forno è acceso e la padella anche è calda. Ho acceso il gas sotto la padella, una padella antiaderente. Quella che ho allargato la faccio riposare un pochino e continuo per la seconda, sempre con i miei superpoteri, velocissima. Ok. Io volevo provare questo metodo della padella che ho visto delle ricette su internet che è usata da molti anche per risparmiare un po' di energia elettrica, perché sì, con la pietra refrattaria viene bene, però si consuma tantissimo perché bisogna scaldare tantissimo il forno. Quindi vediamo quest'altro metodo. Ok, intanto metto la prima pizza nella padella, che è caldissima, è da prima che ce l'ho sopra. Ok,
Ecco qua, una volta messa sopra bastano 5-10 minuti e sotto già si vede che è ben cotta. È cotta abbastanza, poi si finisce di cuocere in forno. La passo, è piccolina questa, come vedete, eh. La passo dentro il soletto, che poi andrò a infornare, ma è freddo, non è caldo. E ci metto un po' di scamorza e di funghi. La prima la farò così. Ed eccola qua dopo, ma 5 minuti o 10, adesso non ho calcolato il tempo, l'ho messa al piano superiore perché sotto praticamente era quasi cotta, no? E quindi l'ho messa più in alto col forno statico. E la prima è pronta, poi la taglio e vi faccio vedere. Intanto mio marito è pronto per assaggiarla. Oh, questa adesso la stendo con il matterello, vedete? Piano piano, delicatamente, non spingo molto, eh? In modo che i gas che stanno ancora all'interno ci rimangano. Piano piano, così, a largo piano. Questa è la prima pizza, come vedete, già tagliata, molto buona. E mettiamo la seconda in padella, pronti con la seconda. Certo, se avete ospiti, magari bisognerà preparare prima tutte le pizze, però così io ne faccio una per volta, tanto il forno di casa non è grandissimo, al massimo due ne posso mettere. Allora, questa la faccio alla matriciana, io sto mettendo il mio pomodoro, questo già è cotto, quindi non c'è bisogno di cuocerlo perché l'ho fatto io, anzi poi vi metto il link sopra per fare questa passata. E ci metto il guanciale che avevo già cotto. Naturalmente, se volete, potete fare direttamente il sugo alla matriciana e metterlo sopra. Io, siccome mi è venuto in mente così all'ultimo momento, e faccio così: ho messo il guanciale, pecorino, scusate, e un po' di scamorza. Ok, bene, in cottura anche questa. Ho messo un filo d'olio. Eccola qua, questa mi sa che è buonissima. Continuo velocemente intanto che in forno la matriciana con le altre due pizze. Ne farò un'altra così grande. Praticamente con il mattarello si può chiamare pizza romana, che è bassa. Qui a Roma si usano basse, anche se a me piace un pochettino più alta. Questa la faccio piccola e un po' più alta, la lascio bianca, a mo' di pizza bianca. Ok, eccoci qua. Continuo con la farcitura per le altre pizze e intanto sforniamo. Ecco qua la prima pizza matriciana, buonissima. Oh, la vedo molto molto buona questa. Bene, adesso la tagliamo. Mio marito è impaziente, questa è la sua preferita. E un'altra con i funghi, ho messo tutti i funghi che erano rimasti. Bene, amici, se volete provate, praticamente ho consumato pochissima energia elettrica e le pizze sono buonissime, ve l'assicuro. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!